Una volta inserite le misurazioni relative al primo stato d'avanzamento dei lavori, clicchi su Stampa. Negli elaborati di contabilità, selezioni Libretto delle misure e scegli Stampa definitiva. Ottieni la stampa cartacea dell'elaborato, la sua archiviazione nello storico e l'inserimento nella lista stampe. Seguendo l'ordine proposto, passi al registro di contabilità. Archivi nello storico anche questo elaborato. Che come tutti gli altri, potrai stampare su carta anche in un secondo momento. Di seguito selezioni ed archivi nello storico, il sommario del registro di contabilità. E lo stato d'avanzamento dei lavori. Infine, stampi il certificato di pagamento numero 1, richiamando l'importo del primo SAL appena emesso. Per procedere con il secondo stato d'avanzamento, aggiungi le lavorazioni effettuate, in calce a quelle del primo SAL. Torni in stampa ed emetti i relativi atti contabili, sempre nell'ordine proposto ed archiviandoli tutti nello storico. Stampi quindi il certificato di pagamento numero 2, richiamando l'importo del secondo SAL, e così via. Nella lista stampe di ciascun atto contabile, ritrovi tutte le stampe definitive effettuate. Che in ogni momento, con un semplice clic, puoi visualizzare e stampare su carta.